Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi aggiornamento settimanale prima che esce raga, potrebbe anche cambiare ma potrebbe anche essere così come ve lo sto per dire. Quindi iniziamo subito ragazzi, iniziamo subito con le attività con gli RP tripli e doppi. Con gli RP tripli troviamo le gare della EC Classic Race, quelle della Special Vehicle Stunt Race ragazzi, Open Wheel Race. Poi troviamo per 3 le gare del Car Meet DLS Auto Raduno, quindi le Street Race e le Pursuit Race ragazzi. E troveremo per 2 pure quelle nuove della bici, le Time Trials. Quindi a questo punto passerei agli sconti, dove troviamo le Avenger, i missili scontati, alcune modifiche del 30%, l'Eclipse Boulevard Garage, il garage da 50 posti scontato del 30%, idem compatate con la Emerus, la GP1 e la PR4 ragazzi. Troveremo la Monstro City scontata del 25% nel discount, penso sia il nuovo showroom. Poi raga, qua ci ricordano del nuovo evento che vinciamo una di queste gare O-Tring, quelle stante eccetera eccetera raga, andremo a vincere una tuta nuova viola eccetera eccetera. Nel discount sempre gratis quasi raga, perché scontata del 40%, abbiamo la Neo, un vecchio veicolo che vi consiglio di prendere perché va veramente bene. Questo raga invece è lo screen di tutti i veicoli che avremo in sconto, in ogni sconto sul podio, non il podio, nel Car Meet, nel casino eccetera eccetera raga, ma questo poi ve lo faccio vedere domani precisamente. Adesso io passerei a una notizia bomba raga, una notizia che era meglio che forse non arrivava. Perché parliamo di GTA 6, non parliamo di GTA 6 in una maniera positiva, per qualche motivo che adesso vi faccio vedere da questo screen, raga. Molto probabilmente dovremmo aspettare altri 2 anni per l'uscita di GTA 6. Qua Tez ci dice: fonti affermano che Sam ha condotto un incontro di emergenza con tutti i sceneggiatori per rendere conto di ciò che GTA Man ha appena fatto. Una modifica dall'ultimo minuto che potrebbe aumentare i tempi di sviluppo di GTA 6 di altri 2 cazzo di anni. Raga, io non so cosa dire. Potrebbe essere stato tutto un montaggio allora, perché magari quando è stata hackerata Rockstar il problema c'è stato e come, e adesso magari se la stanno girando in qualche altra maniera per prolungare il gioco e far finta che non è stato quello il problema. Questo noi non lo possiamo sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto raga, ci vediamo domani con l'aggiornamento sicuro per confermare ciò che vi ho detto stasera, e alla prossima. Bella regà, sbada, bam!